Non sempre gli entusiasmanti festeggiamenti del Capodanno significano un modo autenticamente eccessivo, in quanto a gioia, urla e risate, di salutare l'anno che se ne va e accogliere quello che arriva. Perciò l'uso dei cosiddetti artifici e giocattoli pirotecnici nei limiti della pericolosità, che non significa soltanto quantità moderate, ma pure uso giudizioso da parte di persone con la testa sulle spalle, diventa, soprattutto in questo momento dell'anno, una vera e propria incognita a cui da anni lavorano in termini di prevenzione le forze dell'ordine. Come ricorda il personale del nucleo artificieri del Friuli Venezia Giulia, rammentando episodi gravi avvenuti nella regione, espressione di un'incoscienza che non a caso vede soprattutto la fascia anagrafica, compresa tra gli 11 e i 16 anni, a rappresentare la stragrande maggioranza delle vittime di razzi, rauti e bombe di varie entità. Centinaia ogni anno in Italia le persone che in diversa misura riportano ferite più e meno gravi, se non addirittura menomazioni in seguito all'errato impiego di questi dispositivi. Nessuno, spiegano le forze dell'ordine friulan giuliane, vuole impedire la festa, ma che la festa le persone la facciano all'anno nuovo e non viceversa.